venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la cella numero 25. In questo luogo Padre Pio ha subito un intervento senza anestesia nel 1925. Oggi qui per raccontarvi, ecco, chi era lo studente Fra Pio da Pietrelcina, e soprattutto lui ci descrive nei suoi componimenti scolastici, ci descrive attraverso un tema la figura dell'insegnante. Ecco, un messaggio attualissimo per quello che i nostri studenti stanno vivendo, anche i nostri insegnanti, gli insegnanti dei nostri studenti stanno vivendo. Ecco, Fra Pio nel 1904 scrive: come desidero che sia il mio insegnante. Io ho sempre desiderato di avere per mio insegnante chi sia severo ed indulgente nello stesso tempo, e sì l'una che l'altra virtù, quando sono accoppiate insieme in un medesimo individuo, le lodo immensamente perché non oltrepassino i giusti confini. Altrimenti invece di arrecare del bene negli scolari, gli apporterebbero del male. Difatti il cuore dell'uomo è fatto in tal modo da inasprirsi quando per ogni minima azione viene ripreso e punito, senza mai aver ottenuto l'indulgenza. Così, scrive il giovane Fra Pio, all'epoca era nel convento di Sant'Elia, è da riprovarsi parimenti la troppa indulgenza, la quale può paragonarsi ad un cavallo senza freno. Qui è da condannarsi il falso giudizio di taluni che dicono di essere biasimevole la moderata severità negli insegnanti. Quindi fa un paragone interessante. Se un padre di famiglia punisce e riprende quel figlio allorché commette una grave mancanza, non è perché non il voglia bene, ma perché gli preme assai che esso sia buono, sia rispettoso, sia ubbidiente con tutti. Per questo appunto io, scrive Fra Pio, desidero di avere un insegnante che sia severo ed indulgente nello stesso tempo, perché quando vedo un insegnante di tale sorta, io lo amo molto, perché esso, e con questo segno mi addimostra che lui non desidera il suo interesse, ma bensì mi addimostra che lui mi desidera un mondo di bene. E questo può essere un messaggio rivolto a tutti gli studenti. Ecco l'insegnante, il grande valore dell'insegnante. Però qui poi Fra Pio dà un messaggio anche agli stessi insegnanti e scrive: l'insegnante adunque, che non è adorno di queste due belle qualità, secondo il mio parere, il prego di appigliarsi ad altro impiego, perché esso, col suo male riprendere, apporterebbe però poi del male anziché del bene ai suoi allievi.